Vai, raga. Tutta sta stronzata, raga, per mostrarvi la mia nuova felpa. Ditemi se non sono diventato l'aesthetic god, figa. Strano da dire, raga, strano da dire. Questa felpa qua, fighissima, viene da Napoli. È un po' sporca, in effetti. Parte gli scherzi. Davvero una bellissima felpa. Non voglio pubblicizzare il sito in cui l'ho presa perché non mi hanno... Come leggete dal titolo, raga, siamo finalmente nel video in cui leggerò i direct della mia possibile ragazza. Ho sempre sognato di avere una ragazza. Poi mi sveglio. Seriamente, raga, io ho avuto delle ragazze in passato. Vere, erano più che vere. Questo video farà male. Meno del tampone, ma farà male. Di solito gli youtuber, raga, questo video lo fanno con la propria ragazza. La mia si sta preparando, è di là. Vero amore? Sì, finocchio ritardato. Ah, il ciclo. È arrivato un messaggio. E di oggi, ragazzi, leggeremo insieme a voi. Non mi ricordo la password, raga, aiuto. Allora, raga, io non ho ancora letto nessun messaggio. Post 1500. La ragazza di Juge, raga. La ragazza di Juge. Mille. Perché è inutile che vi faccio vedere, non siete un cazzo, è tutto bianco, cru cru, come abbiamo svolto. La ragazza di Juge, raga, c'ha 1500 follower. Non so se avete visto appunto il video dell'altro giorno. In pratica in quel video vi avevo detto di andare a scrivere nei messaggi privati alla mia ragazza. Cioè, per chi si è perso quel video ve lo rispiego. Io avevo fatto un profilo su Instagram chiamato La ragazza di Juge, in cui praticamente fingevo di avere una ragazza. E ho chiesto di scrivere appunto alla mia ragazza, come se fosse stata realmente la mia ragazza. Pretty triste questa cosa. Ok, richiesta di messaggi. L'ultimo messaggio è di Vittorio un'ora fa, quindi andiamo a leggere subito. Ehi, non far vedere a Giummo questa chat. Sus. Ciao Vittorio, l'ho vista. Io spero che voi abbiate mandato il cazzo in chat alla mia ragazza. E giuro, se trovo anche solo un cazzo, io mi ci seguo sopra. Minchia, sono tantissimi, raga. Oh, ho visto un messaggio di Gabri Brat. Ma che cazzo mi significa sta roba? Io volevo la top 5 iscritte deficiente. Ciao Brat. Ah, dovete sapere, raga, che Brat è un po' come Worry. Diciamo che non si sega sulle mie iscritte, ma vorrebbe farlo. Magari in questo video ne mostrerò una decina, ma io li leggo tutti. Voi spesso vi lamentate perché sono diventato troppo VIP e quindi non leggo più i vostri messaggi. In realtà non è che non leggo i vostri messaggi, leggo quelli delle ragazze. C'ho nessuno. Le puffette, figa. Quanti sono? Ma basta, figa. Cioè, io sono triste che mi creo il profilo della mia finta ragazza. Ma voi siete ancora più tristi che scrivete al profilo della mia finta ragazza. Io voglio arrivare al primo messaggio. Raga, sono finiti. Leggiamo il primo messaggio di Clem03. Te amo, mi puta. Innanzitutto è la mia puta. Tiamelli chiede: quanto ti soddisfa Giumbo a letto? Il fatto, raga, è che non dormiamo assieme. Ha paura di me. Ma i compini a Giugi li fai tu o ti diverti a guardarlo mentre prova a farseli da solo? Chiede Alessio Anghinolfi. No, raga, lei mi aiuta a tenere sulle gambe mentre sono in posizione. L'amo. Giovanni Grassi 03. Ciao tesoro, sei così carina come Giugi, la coppia è perfetta. Però meglio una cosa 3. Esci la ass, troia, puttana. La esce Giugi non a me, puttana. Una vita triste anche io. Te la butto al culo, sì. Ah. Fratus Davide 0 chiede: come chiamereste vostro figlio e perché è proprio Paolo? Io lo chiamerei... se fosse maschio lo chiamerei Papiciulo e se fosse femmina Ciupacapra. Lei non vuole figli invece, è troppo presto per lei. Simonea 02 chiede: come cazzo fai a scopare con uno che ha la minchia lunga 10 cm? Cioè, mi auguro che usi le dita, se no mi dispiace per te. Salutami Giugge. Allora, le dita sono lunghe 8 cm, quindi... Mitch Albe chiede: sei sicura che Giumbo non ci provi con altre? O le altre non ci provino con Giumbo? La seconda domanda... per il fatto che io ci provi con altre, a me piacciono tutte, ma... solo lei. Ma lei chi? Mi avete inviato la foto di un bambino con un pene enorme, dai. Me la salvo. Durante l'atto sessuale, tu e Giumbo usate la protezione, per esempio il cotton fioc. Lei non ha una vagina, c'ha l'armatura Sakuretsu. Tonno Nico chiede: cosa hai trovato in Giumbo che nessun'altra nel mondo ha trovato? Rispondo io per lei. Io penso che lei stia con me perché... Cazzo in chat? È più grande del mio, raga, sono orgoglioso di voi. Vabbè che ci vuol poco ad avere lo più grande del mio. Cheat della mia ragazza. Comunque ringrazio Luca per il cazzo in chat. Ama chiede: quanto ti soddisfa Giugio a letto e preferiresti scopare George o il brattone? Bella. Penso che preferirebbe George. Però non disprezza il brattone, dato che ha cominciato a far palestra Vrat. Quindi nel giro di poco tempo secondo me diventerà un piccolo Mike Tyson furioso. Gabriele Colasante scrive: di la verità, stai con uno youtuber solo per andare alle fiere a succhiare quel cazzone calvo di Sinergo. Gamberoita fa una domanda molto molto interessante. Depilata o pelosa? Su questa cosa bisogna essere abbastanza seri, perché non siamo gatti. Cioè, non è che dopo che la lecchiamo sputiamo le palle di pelo. Quindi è ovvio che sia depilata. Tranne le ascelle. Le ascelle le voglio belle pelose.
Ti piace la mia mano quella? Non sai che di italiani ti fare figa? Farei. Porco, orco, cocco, crocro. Domanda seria, domanda per giudice. Preferiresti una minorenne sverginata o una minorenne vergine? Da sverginare o verniciare o svermiciare ere cimre? Sono pretty confuso. Marcus Bongals SL chiede: ma è vero che Giummo ti ha violentata? Non sono domande che si fanno a una ragazza, dai. Te stai zitta! Lorenzo Alfieri chiede: ma il tuo ragazzo, dopo essere storto, ha anche il cazzo storto? Non l'ho inserito nelle 10 cose che non sai di giudice, però tende leggermente a sinistra. Svirgola! Per farlo entrare dovrei fare tipo come se già capito la vita non facesse schifo, Dio ti dà anche un cazzo storto. No, leggermente. Uscurru dice: chi te mort che ste cose? Per un figa. Massimo Lucchini scrive: sto cercando di scrivere qualcosa di sensato, ma non riesco a immaginarti, ragazza di Giugi. Neanche io riesco. Verani Leonardo scrive: Madonna, quanto ti scoperei a sangue. Cazzo, è una bistecca. Manuel Basile chiede: ma Giummo ti ha sborrato in bocca? Io, raga, rispetto le donne, non sborrerei mai in bocca a una ragazza. Antonio Diana chiede: tu e il tuo ragazzo ingoiate o sputate? Ah, siete bellissimi, vi amo. Grazie, Antonio. O Diana, insomma. Sputiamo entrambi. Facciamo tipo a fontanella, ci mettiamo uno davanti all'altro e. Quel finocchio del tuo ragazzo te lo dà questo. Bello quel cazzo! Mettiamo un cuoricino. Ste Casati chiede: quanto dura Giumbo a letto? Finito. 1, 2, 3, sborra! Piddu 3 scrive: ma come fai a stare con Giugi? Piuttosto vai da Joe o dal Brattone, che ha la pistola più lunga, in più anche il silenziatore. Conferma Warri e PAO! Fatti il paolone. Per Paolo non posso parlare, però raga, ve lo giuro. Adesso, uscendo un attimo dal personaggio, secondo me io ce l'ho più grande di Joe e Brat. No, scherzo. Dai Giumbo, la smetti di dire che sono piccolo nei video. Ciao Brat. Marta Zecchini chiede: come vi siete conosciuti? Allora, se parli di me e la mia ragazza, non lo so, ma se vuoi ci possiamo conoscere io e te, Marta. Se la mia ragazza ci siamo conosciuti più o meno così. Eravamo in un locale qua a Bologna. Ti piace? Carnevale scrive: voglio infilare il cazzo nel cespuglio del tuo ragazzo. E comunque Giugi puoi fare la vagina fatta in casa. Cerca il tutorial su YouTube. Nuova storiella? Ci ho già provato. Fa parte delle seghe strane, diciamo. E Pedretti chiede: è più grande il buco della tua vagina o il buco del cazzo di Jumbo? PS, bella Jumbo. No, rido perché ogni tanto ci divertiamo a infilarci le ditine a vicenda. Tisacco chiede: quando fai sesso con Giumbo, come ti senti? Male. È molto strana, quando gode mi dice tipo: chi sei? Vattene. Federico02 chiede: non ti vorresti suicidare visto che sei fidanzata con Giumbo? PS, come hai fatto a conquistarlo? Il suicidio, raga, è personale, cioè nel senso. È che il suicidio non puoi consigliarlo, capito? Per quanto riguarda come hai fatto a conquistarmi, è una ragazza. Io sono Giumbo, lei è una ragazza. Deir Zeram chiede: avete mai pensato di fare un porno insieme? Se sì, come lo intitolereste? Bella Jumbo. Non dico che sia il mio sogno, non dico che è qualcosa che voglio fare più di ogni altra cosa, però lo vedo come il passo successivo, capito? Fare quel tipo di video sarebbe l'evoluzione. Partiamo con un problema alla volta, prima facciamolo normalmente, poi dopo davanti alle telecamere magari. Per resto no, non penso, cioè lei non vuole, lei non mi vuole anzi. Pippo 16: porca puttana, come fai a stare con quel cesso lì? Diciamo raga che quando non siete troppo belli dovete puntare su altre cose. Le donne non vengono colpite soltanto dal fattore estetico, ma vanno colpite coi pugni. Abbasso la violenza sulle donne. O abbasso le donne e poi le violento. X Davide chiede: prendi più sborra in bocca tu o Giugi? Spesso ci divertiamo a fare la Chubby Bunny. Chubby Bunny. Natasha Tanieli: siete davvero belli insieme. Hai un ragazzo simpaticissimo, vi adoro. Insieme siamo belli, è da soli il problema. Luca Marcacci, che non so assolutamente chi sia, mi scrive: complimenti, è l'unico ragazzo che parla di sborra su YouTube e ci mette anche la faccia, un grande. In realtà ci metto la sborra. Ma Lara Alessia a volte ritornano, scrive: Giumbo smettila così la figa non arriva comunque. Meglio. Carlotta Chiarini scrive: oi, giù le mani da Giumbo, zoccola. Sono passato da essere single alle bitch che lottano per i miei numeri sul braccio, eh. Greg Delia scrive: ti trappano il culo, bella Giumbo. Bella Giumbo, le trappano il culo, sai. Hanubon the bike: se scopri con Giugi, dove vuoi che ti sborri? E perché proprio su lui stesso? Dannati ricordi. Sto scorrendo da un'oretta buona e vi giuro ci sono più ragazze che scrivono alla mia ragazza che a me. Raga, sono troppi. Pugno elettrico le scrive: ci scambiamo dei nudes, inizio io. L'ultimo raga lo scelgo a caso. Matevos JPG: figa, finalmente una ragazza che capisce che Giugi merita la figa. Se io fossi femmina gliela tirerei con la fionda, cazzo. Anzi, anche se sono maschio non me ne frega niente, tanto tutti i maschi diventano gay prima o poi. Quindi attenta puttana che Giumbo verrò a prendermelo. Io direi ragazzi che con questa dichiarazione, un po' finocchia, ma molto 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 tenera, questo video può concludersi qua. È stato divertente vedere che molti di voi ci tengono a me. Magari lo dimostrano in modo strano, però grazie ragazzi. Più o meno ho ricevuto 6-7 cazzi in chat. La mia ragazza ha ricevuto più nudes di me, ha ricevuto più messaggi da parte di ragazze di me. La batteria è ormai scarica, come scarico anche il mio cervello dopo aver letto tutte le stronzate. Però vi voglio bene perché siete ritardati. Mi avete dato corda in qualcosa di così stupido. E questo dopo tutto mi fa sentire un po' meno strano, no? E quindi raga, un giorno probabilmente questo video sarà vero, sarà reale. Magari un giorno leggerò davvero i messaggi privati della mia vera ragazza. Nel frattempo sarò già morto perché
non troverò mai una ragazza. No, scherzo, scherzo. La speranza è l'ultima a morire. Beh, che dire, ci vediamo. Ora devo andare un attimo di là, che devo firmare delle pratiche, ecco. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. È stato divertente, davvero bello leggere questi messaggi. Supporto. Mi hanno detto che sono brutto.